qui allo stand Kawasaki troverete sostanzialmente due aggiornamenti per due modelli che adesso vi andremo a mostrare, ma soprattutto una sezione che si chiama Carbon Neutro, perché parliamo di elettrico, ma non solo, perché è soltanto una piccola nicchia quella dell'elettrico. Infatti ci sono tantissime novità che adesso vi andremo a spiegare. Bene, buongiorno a tutti. Kawasaki quest'anno appunto punta il dito sul discorso della neutralità sulle emissioni di carbonio. Quando si parla di elettrico in realtà è solo un tassello di questo obiettivo da raggiungere, e Kawasaki ha tre declinazioni per arrivare alla carbon neutral. Partiamo dalla declinazione forse più ambiziosa e in questo momento futuribile, che è il motore a idrogeno. È prevista la sua emissione sul mercato nei primi anni 30, perché occorre ancora molta ricerca prima di riuscire a sviluppare e a risolvere tutti i problemi legati alla combustione dell'idrogeno, per cui occorre del tempo. Per questo motivo Kawasaki, tra l'altro, in Giappone insieme ad altre aziende, c'è un pool di 7 aziende dove si sta portando avanti la ricerca, perché le problematiche tecniche sono molte. In abbinamento alla problematica di chi produce i veicoli c'è anche il discorso della problematica delle infrastrutture, perché se io domani mattina avessi una moto a idrogeno non me ne farei niente. Qui invece facciamo un salto tempi più vicini con la moto ibrida che sarà presentata nel 2024. È un full hybrid, quindi il motore elettrico può funzionare da solo, in abbinamento anche col motore termico o solo il motore termico. Ed è una moto, appunto, come si vede, dalle forme abbastanza convenzionali, perché si cerca appunto di dare al motociclista che salirà su moto di questo tipo la sensazione di non essere su un'astronave, ma su essere su una moto, come la conosce da sempre. Poi altri due modelli, perché troviamo tre modelli presenti in quest'area dedicata all'assenza di carbonio. Certo, invece qui abbiamo le due moto puramente elettriche, e qui ci avviciniamo ancora nel tempo perché parliamo di 2023. Queste due moto saranno sul mercato nell'estate 2023. Sono sostanzialmente due moto che appartengono alle nostre famiglie, una Ninja, quindi carenata, e una Z, una moto nuda. Per il momento non ci sono ancora, state annunciate le caratteristiche tecniche, ma quello che si sa è che saranno comunque moto guidabili con la patente A1. Come prezzi, ovviamente, anche in questo caso non ci possiamo ancora sbilanciare. Non possiamo sbilanciarci. Allora, noi vi aspettiamo allo stand Kawasaki, tantissime, diciamo, aggiornamenti. Ecco, a proposito di aggiornamenti, l'appassionato cosa troverà all'interno dello stand? Aggiornamenti li abbiamo sul H2SX, dove abbiamo un sensore che switch automaticamente ad abbagliante con l'abbagliante, quindi toglie questo fastidio durante la guida notturna, e sullo Z650 abbiamo il traction control. Allora, vi aspettiamo, stand Kawasaki, affrettatevi perché c'è già il pienone, tutti a vedere le novità Kawasaki. Ciao EICMA 2022. Ciao a tutti.